Hai bisogno di crediti? Vai su Vipcoins FIFA, troverai il codice, coupon e link qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, io sono Giovispo dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Zlatan Ibracadabra Ibrahimovic Sif, attaccante della Svezia e del PSG, in questa carta con 92 di rating, sicuramente uno dei più forti attaccanti del gioco, ma anche nella vita reale lo è. Per me questa carta è devastante, ha molti pro e pochi contro, giusto due. Cominciamo dalla velocità. Purtroppo Ibra non è proprio veloce, ma non è nemmeno così lento. Sulla carta questa versione ha 78 di velocità con 76 di accelerazione e 79 velocità scatto. In pratica non ha una partenza lampo, ma una discreta velocità massima. Ha un dribbling pauroso, ma c'è una grande pecca, il suo equilibrio. Molte volte cade nel tirare e nei contrasti, ed infatti sulla carta abbiamo un 43 di equilibrio, che è davvero un pugno in un occhio, qualcosa di inguardabile, ma grazie alla sua agilità riesce a contrastare in minima parte questa grande pecca. Sulla carta ha 90 di dribbling con 89 riflessi, 94 controllo palla e 92 dribbling. A me è piaciuto tutto del suo dribbling, a parte l'equilibrio. Anche sotto marcatura riesce a controllare ottimamente la palla e potrete fare tutti i dribbling che volete, stretti con l'analogico e con le skill, dato che le sue 4 stelle skill sono un invito a nozze per gli skillatori. Nonostante abbia un'ottima agilità, non manca di fisicità, però preciso che per me la sua forza fisica non è proprio un pro, perché in questo caso viene penalizzato dall'equilibrio. Comunque sulla carta abbiamo 90 di fisico con 82 resistenza, 97 forza e 88 aggressività. Ha una buona aggressività e va abbastanza deciso sul pallone. Ha un tiro fantastico, ma ho notato con mio grande dispiacere che a volte la sua finalizzazione lo tradisce, perché alcune volte, non sempre, sotto porta mi sbagliava a tiri abbastanza semplici. Ma diciamo che non è una pecca così evidente. Sulla carta ha 95 di tiro con 90 piazzamento, 95 finalizzazione, 97 potenza tiro, 92 long shot, 96 tiri al volo e 95 di rigori. Mi sono piaciuti moltissimo i suoi tiri dalla distanza, perché era in grado di far male al portiere. E poi gli uniamo la potenza tiro, con il quale realizzava dei tiri talmente forti che il portiere non riusciva a bloccarli. Al piazzamento va abbinato il work rate, che in questa carta è medio-basso, ovvero non rientra mai in difesa e sta in attacco, oppure al massimo arriva a centrocampo. Finalizzazione che in game mi è sembrato un 90, che comunque è un valore molto buono. Nonostante tutte queste belle cose, ha anche un buon passaggio. Diciamoci le cose però come stanno. Difficilmente farete assist con questa carta, con questo giocatore, perché è lui che deve scaricarla in rete quando serve. Sulla carta ha 84 di passaggi con 86 visione, 79 cross, 87 passaggi corti, 79 passaggi lunghi e 83 effetto. Ed aggiungiamo anche le 4 stelle piede debole, che sono un pro, che gli permettono di passare e tirare di destro e di sinistro. In generale sa far bene tutti i tipi di passaggi. E poi ha anche dei buoni calci piazzati, molto potenti. Ha un ottimo colpo di testa, grazie ai suoi 195 cm, e ha una buona elevazione, con 75 sulla carta, e una buona precisione di testa, 85. Infatti nelle clip vedrete un gol di testa sotto marcatura.
Io l'ho utilizzato in vari moduli, sia come punta unica e sia in un attacco a due. Ed in un 4-3-2-1 con l'ausilio dell'ATD e dell'ATS rende un filino meglio rispetto alla punta unica. Tipo in un 4-3-3 io mi sono trovato meglio in questo 4-3-2-1. Io l'ho pagato 6 milioni e 1000 crediti a compra ora e la sua fascia di prezzo attuale è 6 milioni prezzo minimo, 8 milioni prezzo massimo. E per me questa carta è davvero troppo costosa. L'ho utilizzato con cacciatore che aumenta più 3 di tiro e velocità, ma per me anche il base andrebbe bene. Oppure utilizzate il falco che aumenta più 2 velocità, tiro e il fisico. Riassumendo però, pro potenza tiro, long shot, colpo di testa, 4 stelle piede debole, 4 stelle skill e dribbling. Contro, sono due grandi contro a parer mio, equilibrio e il prezzo. Il voto però è un 9 perché se lo merita tutto secondo me. In conclusione, per me questa carta è abbastanza completa come attaccante. Gli manca un pizzico di velocità in più, ma è devastante anche così. Se la sua fascia di prezzo si abbassa o se avete abbastanza crediti, provatelo. E io non vedo l'ora che esca una sua versione TOTS. Dunque ragazzi, questa player review termina qui. Se vi è piaciuta, non dimenticate di mettere mi piace a questo video, non dimenticate di passare dalla nostra pagina Facebook, troverete il link qui in descrizione. Dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia.